Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels Eldritch Moon. Siamo nell'ultima parte della campagna di Eldritch Moon e i guardiani, che dopo duri combattimenti riescono a lasciare la città, finalmente raggiungono Emrakul. Il titano si scaglia su di loro con una massa di orrori eldrazi farfuglianti a suo cospetto. Liliana e Jace conducono l'esercito di non morti della necromante in un assalto frontale mentre gli altri planeswalker si apprestano a lanciare le loro potenti magie. Tra l'altro, iniziando questo video, devo scusarmi assolutamente dello scorso episodio, perché ho fatto davvero un sacco di errori. Ho giocato malissimo, ho fatto degli errori da nabbo proprio violenti, cioè nel senso che non ho considerato che uno che era bloccato quindi non poteva bloccarmi. C'è uno che era tappato e non poteva bloccarmi. Ho giocato delle carte malissimo, ho sprecato delle possibilità. Boh, come l'ho detto già nei commenti, ho fatto uno schifissimo di partita e davvero mi sono vergognato a riguardarla, perché ho detto: ma che idiota sono stato. E quindi, boh, questo è quanto. Tra l'altro, prima che mi dimentichi, gran salutone va a Mr. D, che... sì, Mr. D si chiama, spero di non sbagliarmi, ma dovrebbe essere giusto, che commenta sempre. Sono molto contento dei suoi commenti, perché sono sempre anche molto utili. E niente, grazie, un salutone, un bacione. Non mi allargo troppo, adesso iniziamo. Allora, oggi siamo con Jace e... come si chiama? L'ha detto un attimo fa vabbè, lei non è, mi viene Chandra, ma non è Chandra, è... vabbè, lei, ce l'ho sul punto della lingua ma mi sfugge il nome. Papà, abbiamo un sacco di terre, ma non abbiamo uno scavo urlante e una sacrilega di gavoni. Proviamo a mantenerlo, è sempre meglio che niente, però... Ah no, questa non è una terra, è un 1-1. Che non va male. Se giochiamo questo così posso giocare lo sfonda cripta. Che tra l'altro, che abilità? Scarta una carta e metti sul capo di battaglia una pedina creatura zombie 2-2 nera. Tappa 3 zombie stappati che controlli. Pesca una carta e perdi un punto vita. Questo mi piace, per scarta una carta, perché potrei scartare lo zombie e rimetterlo e potenziare così le sacrileghe di gavoni. Mi piace. Perché se scarto la pedina zombie posso... cioè mi conta come... che è morta. Da quanto ne so io. Se gioco questo però non posso giocare lo scavo urlante. Io metterei un'isola, scusa, quella la metto dopo. Che tanto dopo non posso giocare altro. Allora, cosa mi ha mandato nel cimitero? Perché lo scaburlante manda due prime carte nel cimitero. Uno zombie 1-1. E... no, aspetta, volevo vedere l'altra. E uno zombie 0-0. Ah, entra con 5 segnalini più 1. Ogni volta che lancio una magia rimuove un 1-1. Ma erano anche delle belle carte, vabbè, peccato. Vado ad attaccare, sì, visto che non ha niente per ora. Gli togliamo un punto, ma... se prendi di niente. Posso zoomare qua, perché... Liliana Vess, ecco come si chiamava, porca miseria. Perché mi veniva Chandra Nalar, che non c'entra niente? Infiltrata dei pontili. Ogni qualche volta infligge danno del combattimento a un giocatore, puoi pescare una carta. Se lo fai, scarta una carta. Ogni qualvolta scarti una carta creatura, puoi pagare 2. Ah, e mettere un orrore Eldrazi. Non mi piace tanto quella, ha un sacco di abilità. Mi fa paura quella che ha un sacco di abilità, perché mi dimentico poi sempre di che ci siano quelle. Ah, c'è un altro coso dei cappi là. No, vorrei usarla dopo la questione del sacrifica e... a parte che mi conviene usarla perché... ah no, mi
Ah, mi scarta una carta dal mazzo. Sì, no, effettivamente sono stupido, l'avevo inteso male io. Scarta una carta e per vuol dire che sono quelle che hai in mano, non è che sacrifica una creatura. E allora no, non mi serve a niente quella, fondamentalmente. Perché ho attaccato solo con lui? Avrei potuto attaccare con entrambi. No, non voglio usare la sua abilità. Perché ho bisogno di tutto quello che ho in mano. Scusa, io andrei. No. No, salto il blocco. Questo voglio ucciderlo quando ho la sacrilega. Almeno una sacrilega di Gavon in campo. Ok. Cerchiamo di non perdere creature prima. Sì, ok, lui ha pescato una carta, però. Ah, ok, ha scartato e ha messo il ruolo del Drazi. Ecco, ora attaccherei volentieri con entrambi. Ok, mi blocca quello. Immaginavo, ma tanto quella non mi piace come carta. E quello che voglio è potenziarmi la sacrilega. Perché più ce l'ho potente in fretta, meglio è, perché ha delle carte molto toste, ho visto. Sì, ho dovuto già fare una volta questa partita, ma ho fatto un errore clamoroso, quindi l'ho cancellata. Quando il cultista esultante muore, pesca una carta, ok. Io quasi quasi userei questa. Però mi sembra stupido sprecarla adesso, eh. Giochiamo la sacrilega, giochiamo la sacrilega. Sì, andrei a fare l'attacco suicida con questo. L'unico casino è che questo ha forza superiore di lui, sì. Ho sbagliato a sprecarmi con l'1-1, perché adesso con cosa lo blocco quello, boh. Ah, non l'ho ucciso. Strano, di solito li blocca sempre i danni. È stupida la Ida da questo punto di vista, perché mi permette di potenziare le sacrileghe di Gavoni. Questo è molto brutto, molto brutto. Mi tappa tutto adesso, mi farà un fottio di danni. Anzi, fortuna che non aveva un'enormità di carte qua. Inizio a essere messo maluccio, eh. Oh, anche la fauce colossale. Quanta vita mi toglie quella? 3. Ora la userei la rinascita crudele, eh. Per eliminare di questo. Aspetta, ha qualche controindicazione?
No. E io riprenderei questa, è un 1-1, ma mi permette di giocare poi un altro zombie. Sì, una la mando ad attaccare. Che è anche il motivo per cui gli ho sacrificato l'unica che poteva bloccarmi. Beh, era anche la più forte, quindi ci stava alla grande. Ehi, si gioca anche un altro Eldrazi 3-2. Non sta andando granché bene, perché non ho avuto nemmeno la possibilità di buffarmi gli orrori Eldrazi. Adesso questa qua dovrei poterla usare per bloccare l'infiltrata dei pontili. Ho fatto la cavolata a non ucciderla prima, perché ho usato davvero. Cioè, mi ha tolto un sacco di vita. No, io giocherei questa. Che mi evoca anche lo zombettino là. Però credo che salterei l'attacco, eh. Molto volentieri, mi consiglia di attaccare con quello e quell'altro. Se attacco con questo uno glielo ammazzo. La sacrilega non voglio sprecarla così. Ah, non blocca, furbone. Non è mica stupido. Non è per niente stupido. Anche perché adesso ha il. Vabbè, ho perso. Ho perso di brutto. Blocco con tutti, ma tanto mi ammazza comunque. Perché hanno tutti travolgere, gran brutta sconfitta, ma qua non ho avuto. Ho fatto quell'errore là, di sicuro, di non uccidere subito quell'1-1 che continuava ad attaccarmi. Ma il resto ho avuto anche un po' sfortuna, ecco. Boh. Vabbè, di sicuro avrò fatto un sacco di errori. Scrivetemelo nei commenti. Sono un nabbo, quindi di sicuro avrei potuto giocare in molti modi diversi. Anzi, sono contento di leggere i vostri commenti come dite, avresti potuto fare così, cos'ha, cos'ha, cos'ha. Perché almeno mi miglioro e faccio meno errori le prossime volte. Almeno spero. Speriamo. Niente, io vi invito a iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto, lasciare un mi piace, scrivere un commento, tutte le solite cose, insomma. E vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.